Buongiorno da Polentone in Giappone, oggi secondo giorno qui a Ritz Carlton, Okinawa. Guardate che spettacolo, oggi è un po' nuvoloso, andiamo a fare colazione. Come colazione abbiamo del pane che fanno loro qua e ci hanno detto che se finiamo il pane possiamo chiederlo ancora. Più abbiamo un po' di colazione alla giapponese e mista europea perché c'è il riso, poi qua vedo una specie di frittata, il würstel, il bacon, il pesce giapponese, verdure. Poi c'è la prugna, la frutta, l'insalata con umebudo. Qua cos'è che c'è? Sembra daikon. Questa sarà zuppa di miso e è immancabile zuppa di miso. Quindi colazione direi prettamente stile giapponese. Adesso aspettiamo la signora che è andata a prenderci da bere e poi andiamo a prenderci da bere anche noi. Allora, qui c'è una bella sorpresa che fanno l'espresso, tra l'altro con una tazza stile UFO. Ho ordinato ovviamente il nostro latte freddo. Adesso mi sono alzato per prendermi da bere, qua c'è tutta una selezione di succhi, mango, guava, qua abbiamo il latte. Arancia, pineapple. Ah, ci sono già i cereali già belli che impacchettati. Questo cos'è? Boo, scritto niente. E per la gioia dei giappi qua c'è il natto. Che a me fa schifo il natto, che è la soia fermentata, se qualcuno non lo sapesse. Ma sono anche, guardate, per il discorso corona, sono le alghe nori in celofanate. Adesso prendiamo un succhetto al guava. Tanta roba. Ho ordinato per provare il pancake con le noci e la banana caramellata. Super mega fat. Siamo usciti, abbiamo fatto colazione abbondante. Guardate qua, che posto. E da qua si vede bene campi da golf. La nostra camera è praticamente qui sotto, perché noi vediamo i campi da golf qua, così. Invece là si può vedere la piscina esterna, poi c'è anche una piscina interna che dopo vi farò vedere, e qua sono tutte le camere. Bellissima. Adesso andiamo in camera, ci rilassiamo e poi usciamo per l'esplorazione. Si apre in automatico, guardate che roba. Allora ditelo, adesso usciamo. Eccoci qua, questa è la camera, come dicevo. Qua c'è
il fossato con i coccodrilli e qua c'è i campi da golf. La Pollacola è il Marriott o Marriott Hotel. Tra l'altro qua siamo anche vicini a dove abbiamo dormito l'anno scorso, al Busena Hotel Resort, anzi. Siamo al parcheggio del Ritz-Carlton, questo è il nostro bolide in affitto, guardate. Mi ricordo neanche che macchina sia. Che macchina è? È una Toyota. Cambio automatico, ovviamente. Dopo un'ora di macchina siamo a Cafu Banta. Praticamente, cosa c'è qua? Boh, non lo so. Non so cosa c'è qua, sinceramente. La signora ha detto che qua sotto, beh, c'è una vista molto bella, praticamente c'è uno strapiombo, poi il mare di Okinawa è molto verde, cristallino, quindi boh, se le foto non sono modificate con filtri, dovrebbe essere molto bello. E sotto qua praticamente le tartarughe vengono per depositare le uova. Il tempo non è dei migliori. Ma vediamo, speriamo bene. L'ideale sarebbe anche far volare il drone qua. Ma ripeto, vediamo, anche perché c'è gente. Uff. No, il drone è impossibile a quest'aria. Superbi view. Natura. Guardate il mare, fondale basso. La foto ovviamente aveva dei colori un po' più verdi. Sicuramente era filtrata. Insomma, per strada ho visto un mare un po' meglio, devo dire la verità. Adesso appena va via, anzi, sai che c'è, me ne foto, mi faccio largo tra la folla e vediamo qua sotto. Ecco, qua è già meglio. Qua è già meglio, c'è la spiaggetta. Lì sotto le tartarughe vanno a depositare le uova, che c'è la spiaggia. Qua è già meglio. Cosa ne dite? C'è un po' di vento, eh? Il drone è impossibile qui. 200 grammi, ciao ciao. Ah, qua si vede meglio. Sempre nello stesso posto c'è questo negozio dove praticamente all'interno di questo negozio c'è una fabbrica dove viene prodotto il sale. Adesso dentro questo qua, che è acqua, acqua salata, acqua potabile e salata, abbiamo bevuto, ce l'hanno offerta, ma acqua salata anche no. Qua vendono tutti i prodottini per la pelle, cavolate varie che piacciono tanto alle femmine, alle signorine, alle donnine, e noi uomini dobbiamo scortare le spose. Shoga, ah, con lo zenzero. Cos'è? Shoga powder, ah, polvere di zenzero. Siamo al secondo piano dell'edificio dove siamo entrati. Qua c'è un caffè bar, ristorante, chiamatelo come volete. Qua viene chiamato tutto caffè. E adesso siamo andati qua a mangiare qualcosina. Adesso
Mangiamo, abbiamo ordinato praticamente taco rice e noci masu soba, che è la soba tipica, scusate, questa qua è la soba tipica okinawanese, e il taco rice che è questo. Adesso fatalità sono anche appena arrivate, quindi andiamo a vedere. Eccoci qua, allora, questo qua è il taco rice. Taco, chissà se è taco dentro oppure no, che taco è il polipo. E questa è la soba. La soba non sembra male. Buon appetito! Sapete la cosa simpatica e carina? Che il giapponese a volte è simile al dialetto veneto. Ad esempio, il termine maseru, che è praticamente mescolare, masemas, giusto? In dialetto veneto si dice go masena, ho macinato, ho mischiato. E quindi in questo caso, go masena, praticamente ho mescolato, ho macinato il tutto, e adesso dopo che ho masenato tutto e lo mangio. Arancina rossa che avete visto, arancina piccante, questa qua. Adesso mangio metà di questo, metà lo do alla signora, la signora mangia metà soba e metà la mangio io. Che impegnativo mangiare. E adesso mangiamo la sobina col maiale. Sembrerebbe di mangiare la pancetta proprio. Ah, cioè, questa qua è la pancetta di maiale, effettivamente. Tagliata grossa. Poco distanti da dove eravamo prima, ci siamo fermati in un posto che si chiama Uminoeki, che è questo qua, praticamente questo qua è un souvenir shop. Solitamente si chiamano Michinoeki, che è strada di città. In questo caso è Uminoeki perché siamo vicini al mare. E qua abbiamo un po' di negozietti, non so se mi sentite, com'è l'audio. Qua c'è uno col, come si chiama, col jet, quello per volare sopra l'acqua, non so come si chiami. Beh, adesso noi andiamo dentro al negozio a vedere cosa c'è. Qua c'è San Stash Coffee Kametas. Un routino. Sono un sacco di macchine. Tra l'altro poi, beh, a parte che Okinawa comunque è abitata da un sacco di americani, perché c'è una delle basi più grandi del Giappone, basi militari, ma vedo proprio un sacco di americani in giro in bici, nell'hotel, tra l'altro anche a Ritz-Carlton dove siamo noi, un sacco di americani. Adesso, per motivi di safety, che li si chiamano shisha. Sono tipo i Kama Inu, però sono tipo, ma non sono Kama Inu, si chiamano Shisha. E sono praticamente quasi sopra tutti i tetti delle case degli Okinawanesi come protettori. Qua c'è il negozietto. Adesso entriamo a vedere, dicevo, per motivi di safety, di sicurezza e igienicità. Adesso dobbiamo mettere la maschera. Eccoci qua. Questo qua è il Goya, quello è essiccato, però questa frutta è essiccata. Ciao! Questi qua sono i vari shisha. L'anno scorso ne ho comprati un po', anche 3 anni fa.
Questa è la terza volta che vengo a Okinawa. Diciamo che è ancora presto per lo shopping, almeno per quanto mi riguarda. Qualcosa compreremo verso gli ultimi giorni. Classico maiale, guardate quanti shisha, sono anche belli. Questi costano però 2800 yen, che sono 22 euro più o meno, 23 euro. Questo qua che bello. Anche questi come i Koma Inu, uno a bocca aperta, uno a bocca chiusa. Vabbè, direi che abbiamo visto abbastanza e che avete visto abbastanza. Buonasera, giorno 2, cena. Siamo da Mammalella. Sono venuto qua, anzi siamo venuti qua l'anno scorso, sempre ad ottobre, ristorante italiano, ovviamente, titolare Eugenio. Fanno ottimo cibo italiano, pasta, pizza. E adesso entriamo e salutiamo. Abbiamo portato Momiji Manju, abbiamo portato un po' di Hiroshima oggi qui a Okinawa. E niente, non rimane altro che entrare e mangiare un po' di italiano, tanto per cambiare. Eccoci all'antipastino con una focaccina con dentro il formaggio, lo stracchino. Si chiama, aspetta, non te lo dico, come te lo dico poi dopo. Vai su YouTube comunque. Vi faccio pubblicità. Non faccio nomi. Ah, non fai nome, non fai nome. Ecco una bella pizza col prosciutto di Parma. Adesso la mangiamo finché è calda. Hai fatto la foto? Tortellini, buonissimi questi qua, li ho mangiati anche l'anno scorso. Osmo Pocket. Osmo. Torta fatta in casa con cioccolato, mandorle, cioccolato e tanto cioccolato. Tornati nella nostra cameretta dell'hotel, mangiato molto bene, ottima compagnia. Italiani, quando si trovano quelli giusti, si passa sempre una bella serata. Speso 7000 yen, 7500 circa 70 euro, 70 qualcosa euro, per aver mangiato veramente molto bene, prodotti di buona qualità, ottima qualità, insomma, bellissimo. Questo soggiorno, questo secondo giorno di Okinawa si conclude qua. Ci vediamo domani per il terzo giorno. Buonanotte.